50 anni dalla rivoluzione giovanile del 68, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ha sostenuto la pubblicazione di un libro per raccontare gli eventi e gli aneddoti che hanno caratterizzato quel periodo nella città di Imola. Il Centro Studi del Lavoro è nato nel 1995 all'interno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Avete deciso di sostenere questo libro e il tema del 68. Il tema del 68 è molto legato alle tematiche del mondo del lavoro ovviamente e quindi rientrava perfettamente negli obiettivi del nostro lavoro come centro studi. Siamo stati molto felici di collegare questa nostra ricerca sui temi del lavoro in età contemporanea con le cose accadute, le vicende accadute a Imola in quel periodo e che ovviamente muovono una società che ha bisogno di emanciparsi, di uscire da certe chiusure, da certe ristrettezze, sia per quanto riguarda il mondo giovanile che per quanto riguarda il mondo operaio. Noi dobbiamo tenere presente che il movimento è stato fatto da giovani, da studenti, quindi ci sono aneddoti simpatici, sono il fatto che questi giovani iniziavano a conoscere la sessualità. Oggi fa sorridere questa cosa, ma ci furono scontri molto forti in città per il fatto che questi studenti andavano a vedere i primi film cosiddetti di educazione sessuale che arrivavano in quegli anni, che venivano poi discussi in classe. Nel momento in cui a fare questo fu un professore di religione, che ovviamente era un sacerdote, insomma la città esplose.